Il Consiglio regionale ha approvato una mozione del Partito Democratico che esprime ferma condanna agli atti di violenza e solidarietà agli studenti vittime dell'aggressione avvenuta sabato 18 febbraio nei confronti di alcuni studenti del liceo Michelangelo. L'atto, che ha recepito gli emendamenti di Italia Viva e del Movimento 5 Stelle, è stato approvato con 22 voti favorevoli e 4 astensioni del gruppo Lega, Fratelli d'Italia, che ha presentato sulla stessa vicenda una propria mozione poi respinta dall'Aula, non ha partecipato al voto. La mozione approvata chiede inoltre che la Giunta si attivi nelle sedi opportune affinché vengano assunti tutti i provvedimenti necessari atti a garantire l'incolumità degli studenti toscani. Il PD ha presentato una mozione di ferma condanna dell'episodio avvenuto davanti al liceo Michelangelo con l'aggressione subita da uno studente da parte di sei al momento presunti militanti di Azione Studentesca, come da primi accertamenti delle forze di polizia. Il tentativo era stato quello di fare un atto unitario di tutto il Consiglio corale, ma purtroppo non è stato possibile perché vi è stato il tentativo di diluire in una condanna di ogni tipo di violenza, di qualunque matrice, condanna peraltro sempre possibile e da tutti condivisa, la condanna dei fatti specifici di Firenze della settimana passata. Di fronte a questo il Partito Democratico ha fermamente ribadito come sia necessario di volta in volta condannare l'episodio di cui si sta parlando e che questo sarebbe tanto più necessario quando gli autori della violenza sembrano essere militanti di forze politiche che al momento sono alla guida del Paese. Un senso di responsabilità forse maggiore, questo auspicava il Partito Democratico, avrebbe consentito, condannando quell'episodio, di mandare un messaggio corale da tutto il Consiglio regionale. Questo purtroppo non è stato possibile e quindi la maggioranza ha approvato il proprio atto di ferma condanna dichiarando sempre la disponibilità a condannare gli atti di violenza di qualunque matrice essi siano, ma chiamando ciascun atto con il loro nome, non parificando e non giustificando gli uni atti con gli altri. In questo modo si rischierebbe di instaurare una spirale di giustificazioni reciproche che non conduce mai all'arresto di fronte alla gravità dei fatti. Arresto chiaro di fronte alla gravità dei fatti, necessario per poter mandare ai cittadini e alle cittadine più giovani un messaggio pacificante per coloro che si sono sentiti inquietati e tormentati dai fatti di questi giorni e dal clima che si è respirato, e un messaggio educativo verso i più giovani militanti che devono sempre ricordare come le loro idee, qualunque delle loro idee, è sostenibile, promulgabile, valorizzabile senza ricorrere alla violenza e alla sopraffazione. Stamani mattina il presidente Mazzeo si era adoperato per riuscire ad avere un atto unanime di condanna della violenza e da qualsiasi parte arrivi, che è la posizione che Fratelli d'Italia ha preso fin dal minuto dopo che sono circolate in rete le immagini di quanto accaduto sabato. La violenza si condanna sempre, senza se e senza ma, da qualsiasi parte arrivi. Noi speravamo di trovare nel Partito Democratico la disponibilità a votare un atto di questo tipo, in realtà è arrivato un atto in cui addirittura laddove la magistratura, le forze dell'ordine non hanno ancora chiaro cosa sia successo, laddove ogni giorno sui giornali si leggono testimonianze e controtestimonianze. Ieri ho letto un professore che diceva una versione completamente differente da quella che era passata nei giorni precedenti, dove non c'è ancora una certezza di cosa sia accaduto, si è voluto già dare una matrice politica a tutto e soprattutto l'atto era finalizzato a far cosa? A chiamare in causa il governo nazionale, la polemica con Giorgia Meloni, eccetera. Quindi non c'era la volontà di fare una condanna unanime. Dispiace. C'era comunque nell'atto, riconosco nell'atto del partito di maggioranza, oltre alle varie strumentalizzazioni, alle varie polemiche, c'era comunque la frase di condanna della violenza e per questo non ci siamo sentiti di votare contrari. Però non era l'atto che aveva chiesto il presidente Mazzeo. Una questione molto dura, forse la più dura del Consiglio regionale. Chiediamo al Consiglio regionale della Toscana e quindi alla Regione Toscana di prendere un impegno di costituirsi parte civile
qualora venga istituito un procedimento penale, e ovviamente siamo convinti che questo avverrà. Nel contempo esprimiamo massima solidarietà ovviamente anche agli insegnanti intervenuti, al corpo docente, ovviamente una condanna forte e durissima nei confronti di coloro che utilizzano la violenza per imporre un'idea, sembra rimettere le lancette indietro a una stagione che ovviamente ognuno di noi vorrebbe dimenticare. Serve usare il cervello e l'intelligenza per portare avanti le proprie idee e sicuramente non cazzotti, pugni o violenza. Lo abbiamo detto in tutte le sedi e continuiamo a ribadirlo, è una ferma condanna per gli atti avvenuti davanti al liceo Michelangelo, però credo che il dovere delle istituzioni sia anche quello di non alimentare questo brutto clima che si sta creando purtroppo in questi giorni, dopo quel fatto, dopo anche il corteo avvenuto ieri. Dobbiamo avere un senso di responsabilità, un senso di evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione, un fatto grave. Dobbiamo soltanto impegnarci affinché fatti come questi non avvengano più in Toscana e non solo in Toscana, facendo sentire sicuri i nostri cittadini, i nostri studenti all'interno e fuori dalle scuole. Quindi quello che noi crediamo e continueremo a credere, qualsiasi condanna ferma di violenza che venga da destra, che venga da sinistra, però no a strumentalizzazioni. Aspettiamo la fine delle indagini e poi presenteremo un atto per chiedere che ci sia più tutela nelle scuole e che si faccia un lavoro in sinergia come forze politiche tutte affinché non si ripeta mai niente del genere. Condanniamo sicuramente degli episodi di tale gravità e esortiamo tutte le forze politiche che hanno matrici particolari a fare attenzione a quelli che sono i contenuti dei propri gruppi giovanili, perché siamo venuti a conoscenza che c'è stata anche una distribuzione di manifesti all'ingresso di queste scuole e che questo episodio non è l'unico, perché era già avvenuto in un'altra scuola. E faccio riferimento anche a un episodio che è avvenuto nel Lazio, dove una ragazza che era andata a rimuovere un manifesto con sopra delle svastiche, quindi dei simboli nazisti, è stata addirittura picchiata in strada. Ecco, arrivare diciamo da episodi già molto gravi a episodi estremi è un passaggio che può essere molto veloce e sul quale le istituzioni, in primis quelle scolastiche, devono fare la loro parte, ma sicuramente le forze politiche, e lo sappiamo, hanno la loro responsabilità. Il tema attuale dei crediti d'imposta sugli incentivi fiscali in materia di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus 110%, è stato al centro del dibattito del Consiglio regionale. Due le mozioni discusse e approvate in aula. La prima, presentata dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Silvia Noferi, chiede alla Giunta regionale di attivarsi con il Governo per rimodulare la scelta dello stop della cessione dei crediti di imposta relativi agli incentivi fiscali del superbonus 110%. Nell'impegnativa viene chiesto inoltre alla Giunta di attivarsi con il Governo per fare in modo di eliminare dal provvedimento famiglie, condomini e piccole imprese con pratiche già in corso che non possono scalare il credito fiscale dalle loro dichiarazioni dei redditi per incapienza. La mozione del Partito Democratico, illustrata dal consigliere Francesco Gazzetti, chiede invece alla Giunta di attivarsi con il Governo e in conferenza Stato-Regioni per fare in modo che venga rivista quanto prima la decisione di bloccare in modo permanente e generalizzato la cessione dei crediti di imposta relativi agli incentivi fiscali in materia di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus 110%, al fine di evitare di danneggiare il settore dell'edilizia e l'indotto. Noi ci siamo messi in ascolto dei territori, delle imprese, ma come voi sapete molto bene, anche di tantissime famiglie che dopo i provvedimenti assunti dal governo sono rimaste assolutamente sconcertate, e c'è una crescente paura e un timore che questi provvedimenti possano davvero provocare guai ancora più grossi e rilevanti. Da qui la decisione di presentare una mozione con la quale noi chiediamo alla Giunta di interloquire con il governo, sia perché sia valutata la possibilità anche
di tornare indietro rispetto a alcuni provvedimenti. E poi si discuta nella conferenza Stato-Regione o nella conferenza unificata affinché si possa valutare anche la possibilità da parte delle regioni o degli enti locali di procedere anche per quella strada che era stata individuata da altre regioni e da altri enti locali e che il provvedimento del governo, con una decisione che ha lasciato sorpresi davvero tutti, perché si parla molto di autonomia, ma questo provvedimento invece ha bloccato, ha azzerato anche l'attività e soprattutto l'autonoma deliberazione di questi enti. E questa mozione serve per anche portare questo tema all'interno del Consiglio regionale. C'è stata una bella discussione e siamo contenti dell'approvazione. Le regioni in questo momento, con la presa di posizione del governo, non possono fare nulla. È chiaro che c'è la necessità di andare ad aprire un'interlocuzione proprio con il governo affinché possano essere individuati nei primi provvedimenti utili da parte del governo Meloni provvedimenti che mettano anche in garanzia le regioni o gli enti locali affinché ci possa essere una strada percorribile. Badate, è una cosa che viene richiesta da tante imprese, ma soprattutto da tante famiglie, e quindi è un atto che vuole sostanzialmente invitare il governo a pensarci e soprattutto a aprire anche una concertazione, una cosa che viene detto da tutti sicuramente in questa fase è assolutamente mancata. Speriamo che sia un blocco di questa decisione presa dal governo il 16 di febbraio, che in un modo completamente inatteso ha cancellato questo vantaggio fiscale di cui stavano usufruendo imprese e famiglie. Io ho sottolineato in Consiglio regionale che questa era una misura presa dal governo di Giuseppe Conte alla fine della pandemia, in un periodo in cui il Paese era preoccupato e spaventato di fronte anche alle incertezze del futuro. È stato un modo per sbloccare l'economia, i vantaggi e i numeri lo dicono chiaramente, ci sono stati, a differenza di condoni che invece si vede approvare senza nessuna ragione dal governo attuale. Quindi veramente questo comportamento di decidere dalla sera alla mattina di cancellare un provvedimento che ha portato un incremento notevole in posti di lavoro e in PIL ci è sembrata una cosa completamente fuori luogo. E poi mi domando anche come il ministro Giorgetti e tutto il centrodestra si accorgano adesso della insostenibilità di questa misura, quando erano anche loro nel governo Draghi che ha continuato ad alimentare questo provvedimento del super bonus. Quindi noi abbiamo chiesto come Movimento 5 Stelle al governo di ripensare all'annullamento di questa misura e anche magari fare una concertazione con le parti interessate, ma anche di prevedere, come è stato ventilato da alcuni rappresentanti del settore economico interessato, quindi dell'edilizia, di permettere alle imprese, alle piccole imprese, ai condomini, alle famiglie non far parte di questo provvedimento quando non ha le loro dichiarazioni dei redditi non hanno la capienza necessaria. Si continua a far finta di non capire che l'operazione del superbonus ha generato circa 105 miliardi di crediti fiscali, di cui 77 non hanno ad oggi copertura da parte dello Stato, perché il meccanismo di cessione infinita di questi crediti ha creato uno scompenso, rischia di creare uno scompenso nei conti pubblici che non può essere per esempio sanato dall'acquisto degli enti locali e delle regioni, come era stato nelle settimane scorse paventato, perché questo rischierebbe di pesare sul debito pubblico italiano, non essendo cioè una forma di finanziamento immediatamente liquidabile, gli organismi di controllo europeo avrebbero potuto considerare l'acquisto da parte delle regioni e degli enti locali come un aumento dello stock di debito complessivo del sistema pubblico italiano, con immediate ricadute in termini negativi dal punto di vista della quotazione del Paese e naturalmente dell'appetibilità dei nostri titoli pubblici. Inoltre il Governo è intervenuto su due altri aspetti per noi fondamentali. Il primo, togliendo la responsabilità penale solidale che bloccava le banche nel riacquistare questi crediti laddove ci fosse stato qualche problema, cioè attraverso un meccanismo immediato e automatico di responsabilità penale che invece il governo ha tolto. L'altro, con la possibilità di spalmare questi crediti in 5-10 anni, perché non esiste lo spazio fisico e finanziario per restituire immediatamente al circuito finanziario
stesso questi 77 miliardi. Di questa situazione molto grave qualcuno dovrà prima o poi assumersi le responsabilità, nell'immediato l'ha dovuto fare questo governo, ma già il governo Draghi e anche lo stesso governo Conte erano intervenuti cercando di limitare le truffe che ad oggi ammontano a circa 10 miliardi di accertato. È una situazione potenzialmente esplosiva, naturalmente coloro che avevano fatto i 110 fino ad oggi e che hanno i titoli edilizi rilasciati fino al 16 di febbraio avranno la possibilità di usufruire del superbonus, mentre per mettere anche le famiglie in condizione di fare valutazioni più appropriate sui costi è stata lasciata la possibilità di fare l'operazione fino al 90%, perché è chiaro che il meccanismo del 110 spingeva ad alzare il valore delle spese anche per le consulenze tecniche, perché tanto pagava Pantalone. Pantalone oggi non ha i soldi per pagare e questo extra profitto che tanti stavano facendo va bloccato nell'interesse del Paese. Presentato a Palazzo del Pegaso il progetto di animazione sociale Fare Strada 2023, realizzato da CAT, cooperativa sociale per coinvolgere ragazze e ragazzi di Calenzano attraverso musica, street art, giocoleria e riscoperta del territorio. Il progetto, vincitore del bando Rigenerazione Toscana del Comune di Calenzano, ha ottenuto un finanziamento di 10.400 euro dal Consiglio regionale e di 2.600 dal Comune di Calenzano e ha l'obiettivo di rendere direttamente partecipi i giovani nella vita sociale e culturale del territorio calenzanese. Ma un'iniziativa che noi abbiamo voluto con forza per porre i giovani al centro della nostra azione e lo abbiamo fatto attraverso diverse iniziative. Oggi sono felice di poter presentare la prima di queste iniziative fatta dal Comune di Calenzano in modo per coinvolgere i giovani attraverso la street art, la musica, la giocoleria, un modo davvero per cercare di rigenerare i nostri territori. La rigenerazione urbana è un obiettivo che abbiamo portato avanti con forza in questi anni e legare l'impegno dei giovani con la rigenerazione urbana è lo sguardo che noi vogliamo portare sulla Toscana del futuro. Il dettaglio: andremo nel territorio di Calenzano a cercare i gruppi giovanili, i ragazzi e le ragazze che passano il loro tempo sul territorio e li ascolteremo soprattutto, cercheremo di capire quali sono gli interessi dei ragazzi, quali sono i loro desideri e in qualche modo cercheremo di tradurli assieme a loro in cose pratiche. E diciamo che poi faremo anche delle proposte che riguardano un po' le discipline dell'hip hop che tanto vanno tra i ragazzi, per cui si parla di rap, di graffiti, di street art e poi musica in generale. Progetto che partirà la prossima settimana, un progetto rivolto ai nostri ragazzi, ai ragazzi di Calenzano, agli adolescenti. Un progetto che vuole vederli e renderli protagonisti. In questi anni, come sappiamo, i nostri giovani, i nostri ragazzi hanno purtroppo respirato un'aria che non era per loro, sono stati chiusi in casa, hanno dovuto subire anche cose più grandi di loro. Con questo progetto noi vogliamo riportarli nei luoghi d'aggregazione e vogliamo davvero renderli protagonisti attraverso la street art, attraverso la conoscenza del territorio e anche attraverso momenti liberi dove loro ci potranno indicare come vorranno passare il tempo insieme. Thank you.